Gian Alesi di risalire in quinta posizione, ha superato Mansell e Pirro ed è in quinta posizione, ed ecco le immagini sulla vettura di Ayrton Senna. Siete al volante con Ayrton Senna, state seguendo il tracciato con lui, un Senna che ha già effettuato il primo giro di lancio e quindi in questo momento sta effettuando il suo giro alla disperata ricerca di migliorare la propria prestazione. Curva del Casino, discesa verso il Mirabeau, il dosso, ed ecco la discesa, questo è il punto più impressionante. Curva Mirabeau, controcurva e pronto al tornantino che in mente all'Urs. Si direbbe che il pilota che c'era davanti si è fatto da parte, curva del Portier, e si mette in questo momento Ayrton Senna nel tunnel. Oltretutto hai pompato un po', forse si sono scaldati un po' troppo i freni. Intanto no, state ascoltando, no, può essere dato in ebollizione l'olio, i commenti tecnici probabilmente di Martini, perché stavo andando piano, non questo è che ho spinto forte, ho compato un attimo per scaldarlo due curve dalla fine per averlo buono alla prima curva in temperatura. Ma guardate cosa sta facendo intanto Ayrton Senna alla piscina, ha un pochino di intralcio forse da quel pilota che lo precede, alla Rascas, sta per raggiungerlo sul rettilineo del traguardo, però non è danneggiato. Vediamo qual è il tempo che riuscirà a ottenere Ayrton Senna. In questo momento transita sul traguardo, 21.314 pole position per Ayrton Senna, e lo dobbiamo gridare per lui perché ha ancora abbassato quel tempo favoloso che già questa mattina sembrava notevole e incredibile di 21.722. signori, 21.314 per Ayrton Senna, e questa è la prova che è veramente un mago del volante. Credo che possiamo riparlare di tutta la classifica tra 5 secondi. Now charging up the hill. Yes, Senna looks like he's making a major attempt at improving on that 121.7 of Thursday. Coming into the Casino Square through the long left-hander, sharp right, and here the car then drops downhill very, very quickly down to the Mirabeau corner, hard on the brakes, third gear, letting the car run round, then down into the Lowe's Herpin, first gear again. There's the reputation of Senna's touch that everybody, even David Brabham or Stefano Modena, who saw him coming, almost came to a standstill so as Senna could get the clearest shot at his first full-blown qualifying lap today. Coming down now to the chicane at the end of the tunnel. Just quickly, David Brabham back in the show with another quicker lap. He's currently in 25th spot. Through the swimming pool, on the brakes, in the third gear, hard right, hard left. He's got a car ahead of him, and that's maybe going to be a little bit of a problem. He may well, one of the Williams who can't make out, which I think is Patrese. No, it's not for La Russe, though, though. But the lap is still a good lap, and he may well be able to improve on the time that he's 21.3. Yes, it's an improvement of a 4.4 of a second. Yes, so Ayrton Senna showing his true style. Senna now improves and is gone to 121.3. You rode with Senna there on the fastest ever lap round Monaco, I believe, John.